Benvenuti alla prima di una serie di appuntamenti di enogastronomia a Pistoia. Qui nella fotografia che stiamo inquadrando abbiamo un grande della cucina, in questo momento della cucina toscana, Igles Corelli, Atman, con un giovane ragazzo. Giovane ragazzo non lo abbiamo soltanto in fotografia, ma ce l'abbiamo anche di persona. Ciao Giulio! Buonasera, buonasera. Senti, io sono partito da quella foto con quello che io considero un maestro della cucina. E Certo, sicuramente. allora ti parto con la prima domanda. Sei uno chef, ma non è una parola un po' pesante per un giovane? Sì, è una parola pesante, infatti per chi mi conosce bene o comunque per tutta la clientela che si presenta al ristorante, io dico che la parola chef è molto importante, molto pesante, perché comunque la visione di chef per me è sempre stata quella di una persona che è al pieno comando di una intera brigata di cucina, dove ci sono tanti ragazzi da gestire, dove bisogna portare avanti un lavoro. Sicché ecco, io diciamo che mi appellano così, ma sono un aspirante ancora. Senti, tu sei al timone, anzi, per entrare forse più nel tuo tema, sei alle redini di un ristorante che è già affermato a Pistoia, il Grigio Veneziano. Ecco, alla cucina in questo momento ci si arriva in tanti modi. C'è MasterChef, ci sono i programmi televisivi e c'è invece la gavetta, la dura gavetta. E io Sicuramente. so che te, pur essendo giovane, di carretta o di gavetta ne hai fatta tanta. Sì, quello è una giovane età e talvolta è anche quasi surreale credere alla possibile gavetta fatta, però ecco, diciamo che ho cominciato presto, perché quando ho cominciato a muovermi fra i primi fornelli, a parte già da bambino nei ristoranti degli zii, Vittorio e Giovanna, che sono ecco, nel panorama pistoiese, nella ristorazione pistoiese sono ormai storici e famosissimi, e a soli 14 anni e mezzo, 15 anni, ho cominciato dalla taverna Gargantua di Paolo Boccardi, che oltre a essere cugino, mi ha comunque permesso di inserirmi in questo lavoro e di cominciare un po' a vedere come funzionava, dalla gestione alla preparazione stessa dei piatti. E sì, per arrivare in alto bisogna puntare sempre tanto in alto, lavorare sul proprio stesso, su noi stessi professionalmente, quindi formarsi non solo al lavoro ma anche fuori lavoro, quindi le varie scene, i vari studi, i vari libri letti, i vari concetti anche per arrivare a una propria idea di cucina. E questo è quello che stiamo facendo noi tutti i giorni, cercando di crescere sempre di più. Senti, in tanti mestieri, ma anche nella ristorazione, l'accoglienza al cliente è la cosa più principale. Qui abbiamo il caminetto, abbiamo un salottino, stiamo anche bevendo perché fare ristorazione vuol dire anche bere e bere bene. Ebbene bene, sì, ora stiamo bevendo appunto una prova, un possibile inserimento nella carta dei vini nostra, che comunque non è molto lunga, ma è molto mirata, precisa, andando a ricercare anche qui, come nella stessa selezione di materie prime da lavorare in cucina, cercando aziende appunto anche piccole, che possino proprio nel ristorante per la nostra maniera di lavorare, vadino a crearsi e a farsi, fra virgolette, un nome piano piano. E ho voluto appunto fortemente nel progetto del ristorante una saletta d'attesa dove poter appunto accogliere i clienti, perché comunque è la prima impressione che viene data dell'ambiente. Questa saletta, quindi raccolta con il camino, due divani comodi su cui poter degustare un aperitivo, un calice di prosecco, di champagne addirittura. E sì, è un modo carino per accogliere, diciamo. Senti, ma poi la scopriremo, ma la tua idea di ristorazione qual è? La mia idea di ristorazione è molto particolare e le critiche o apprezzamenti in generale si dividono fra appunto come è giusto che sia, tra chi apprezza la frizzantezza dei miei 20 anni, perché io ho solamente 22 anni, anche se sono quasi 7 anni e faccio questo lavoro,
e chi magari mi reputa forse troppo giovane per poter essere al timone di un ristorante e quindi di poterlo gestire. Non nascondo assolutamente, non faccio tesoro della difficoltà che ci può essere perché tante cose, come è giusto che sia, a 22 anni non si capiscono e si ha un'esuberanza particolare e anche forse un po' troppo spinta. Però ecco, io ci provo. La mia idea di ristorazione è comunque quella di rimanere attaccato ai sapori della tradizione. Non dobbiamo perdere i sapori della tradizione, però perché no? E qui viene fuori la mia tecnica e la mia visione. Perché no rivederli in una chiave leggermente moderna dall'impiattamento alle cotture stesse, quindi eliminando oli, burri, soffritti della classica cucina toscana, che è buonissima, perché io sono il primo che dalla nonna la domenica va a pranzo a mangiare le lasagne, però ci sono altri modi per ottenere lo stesso sapore con una leggerezza diversa, diciamo. Senti, fare enogastronomia ha anche un rapporto economico. Prodotti, scelta, qualità, insomma, io so che te giustamente spazi da tartufi, altri prodotti, bevini, eccetera. Però poi so che alla fine hai una politica anche abbastanza attenta dei prezzi e poi ti sei inventato dei menu degustazione con un prezzo calmierato. Giustamente. Io sì, spazio molto e cambio molto spesso. Il menù, a parte i 3, 4, forse 5 cavalli di battaglia che dall'inizio, dall'apertura del ristorante, appunto, sono entrati e rimarranno sempre in carta perché sono piatti a cui tengo. Però ecco, ogni 15, massimo 20 giorni il menù cambia completamente, a parte appunto, come dicevo, per questi piatti, per andare a dare al cliente anche fisso, quindi alla clientela fissa, un'esperienza diversa tutte le volte, quindi trovare tutte le volte un qualcosa di diverso, un qualcosa da assaggiare, che poi può piacere o non piacere assolutamente, anche perché azzardo tantissimo nella mia cucina, visto che è mia, me la faccio mia appieno. E c'è una ricerca maniacale, curata nei dettagli per quanto riguarda il prodotto, si spazia, io dico sempre che la mia cucina è chilometro zero, chilometro X, proprio perché si lavora il chilometro zero con le aziende strettamente vicine a noi, quindi da agricoltori, allevatori di animali e tutto, fino ad arrivare anche dall'altra parte del mondo, Giappone, Thailandia, Cina, che sono un po' le mete che io venero. Bene, io chiuderei qua questa chiacchierata, anche perché poi bisogna andare sul concreto, e andremo in sala e poi in cucina a conoscere meglio il grigio veneziano. Grazie Giulio. Grazie a voi.